Gli uomini e le donne sono sempre dipendenti da qualcosa, punto di domanda, punto interrogativo? Ebbene, secondo me sì, l'essere umano, qualsiasi esso sia, per vivere ha bisogno di attaccarsi ad una dipendenza, che può essere la dipendenza dal gioco d'azzardo, dal sesso, dalla musica, dal cinema, dalla masturbazione, dal cibo, quindi dal mangiare, dal consumare cibi, dalla dipendenza, per esempio, di sostanze stupefacenti, dalla dipendenza dei videogiochi, dalla dipendenza dell'uscire sempre ogni giorno, dalla dipendenza, per esempio, anche della collezione, di collezionare video, foto, oppure anche francobolli o monete, eccetera, eccetera, eccetera. Chi più ne ha, più ne metta. Ecco, l'essere umano, secondo me, è dipendente sempre da qualcosa. Gli animali no, gli animali non sono dipendenti da nulla se non dipendenza a livello ciclico dalla vita. Un animale rifiuta la morte. Un animale, come parlo per esempio, un animale domestico, se io prendo il mio gatto non si fa prendere perché ha paura di essere preso. E quindi viene fuori che il gatto, come essere animale, è attaccato profondamente alla vita, sebbene lui la vita non riesce a considerarla, non riesce a conceperla e non riesce ad essere cosciente del fatto che un giorno, per forza di cose, morirà. Un giorno, per forza di cose, non ci sarà mai più. Diventerà un lauto pranzo o una lauta cena per vermi. Invece l'uomo no, invece l'uomo ha bisogno di credere in Dio, l'essere umano ha bisogno di avere la religione, pillola grazie alla quale vive bene, grazie alla quale vive serenamente la vita che gli è concessa in questo pianeta, che il Pascoli, come dico sempre in ogni mio video, definì in una delle sue egregie opere come il piccolo opaco atomo del male. Piccolo perché? Piccolo perché in confronto all'universo siamo davvero minuscoli, è un granello di sabbia, è un piccolo atomo. Atomo già detto perché è davvero minuscolo in confronto all'immensità dell'universo. Opaco perché sono le nuvole a sporcare questa atmosfera. Se non ci fossero le nuvole, che sono di colore grigio, la Terra, vista a dimensioni, a distanze astronomiche, apparirebbe come un puntino blu, colorato di blu grazie agli oceani, grazie alle grandi masse di acque che ci sono in questo pianeta. E soprattutto del male perché? E arriviamo qui al punto che volevo arrivare. Il Pascoli definiva il pianeta Terra del male perché è popolato dall'essere umano. Per il Pascoli l'essere umano è maligno. Per il Pascoli, per Giovanni Pascoli, l'essere umano è un essere maligno che popola questo pianeta. Non aveva tutti i torti il Pascoli, secondo la mia opinione personale. Detto ciò, io voglio dire in questo video quindi che cosa? Che le dipendenze purtroppo sono il frutto della persona umana, perché le dipendenze sono presenti nell'essere umano e sono radicate. Non sono acquisite, secondo me, una persona nasce già con dipendenze che possono eventualmente esserci. Ci sono dipendenze che vengono, per esempio, con gli anni. Pensa al fumo, una persona può non fumare, poi però può prendere il vizio grazie a degli stronzi, a delle persone che, per esempio, offrono delle sigarette ad un'altra persona, quella persona può prendere il vizio e rimarrà a fumare per sempre, a meno che non gli venga una grande paura, non gli venga la cosiddetta tremarella, la cosiddetta strizza al sedere, in quel caso lì dirà basta, non fumo più. Ma se non arriverà, significa che davvero allora la persona vuole fumare. Ma anche per esempio dal bere, quante persone bevono e fumano e bevono vino, bevono su alcolici, liquori, eccetera, eccetera, tanti, ecco. Sono dipendenze perché abbiamo le dipendenze noi esseri umani, perché purtroppo siamo tristi, perché purtroppo entriamo in depressione, perché purtroppo
siamo esseri che hanno delle paure. Gli animali no, gli animali non hanno dipendenze, non fumano, non bevono, non si drogano, non si vogliono rifare il seno, non si vogliono rifare i glutei, non si vogliono rifare il naso, la bocca, gli occhi e quant'altro. Ecco, sono tutte differenze, gli animali non hanno il suicidio. Tu hai mai visto un animale che si autouccide, per esempio? Sì, in ambito naturale, quindi in natura, può darsi che ciò si verifichi, ma non di proposito, ma perché c'è il ciclo naturale della vita. Il ciclo naturale della esistenza che si trova ubicato, per esempio, e ben radicato nell'essere animale. Da Leandro Smelli, di Roma è tutto, filosofo di Roma, un saluto, iscriviti e al prossimo video.